Lo capiamo che è una contraddizione. Allora io ho pensato che per risolvere questo vulnus dovessimo passare a un sistema di equità, ovvero ognuno partecipa con una tassa fissa di 3.000 euro l'anno, tutti partecipano con 3.000 euro l'anno, parlo delle tasse fiscali, cioè non ci sono più trattenute sulle buste paghe, non ci sono più trattenute sulle pensioni, non ci sono più trattenute versamenti di tassa, ognuno paga 3.000 euro. Ecco, però qui forse si potrebbero creare alcuni problemi, pensiamo a un bambino o un anziano che è nullatenente, cosa succede? Allora, il bambino paga anch'esso, perché io non è che posso pensare di fare i figli e farli pagare al vicino di casa, allora io faccio i figli e li pago. È vero che occorre un sistema, io ho studiato un sistema per cui se tu sei dipendente e siccome il datore di lavoro non ti pagherà più a scaglioni gli oneri previdenziali ma ti paga una tassa fissa di 8.000 euro, i 3.000 euro per il figlio te li paga fino al 24esimo anno di età il datore di lavoro, che si vede pagare in cifra tonda 11.000 euro l'anno contro una media di circa 18-20.000 che ti sta pagando adesso. Ok? Quindi il datore di lavoro già ha un primo risparmio, e sto parlando degli stipendi più bassi, non di quelli alti. E stiamo livellando, vuol dire che se io pago oggi 20.000 perché guadagna 1.300, vuol dire che ne pago 40 per chi guadagna 2005 e quindi ho già un risparmio. Il concetto è, lei mi potrebbe dire, ma quelli che fanno più figli, allora se mia moglie lavora, anche il suo datore di lavoro può pagarci il nostro secondo figlio. Il nostro terzo figlio, se lo vogliamo fare, dobbiamo fare due conti, perché non è che io faccio il terzo figlio e poi me lo paga lei. Le pare? È un sistema completamente diverso, ma secondo lei è in grado di stare in piedi? Certo, è proprio in grado di stare in piedi, i conti tornano perché io mi sono studiato il bilancio dello Stato, questo sistema sta in piedi, quello che abbiamo non sta per niente in piedi, tant'è che ci sta per crollare sulla testa. Ecco, però ecco, sicuramente questo calcolo economico avrà anche una certa flessibilità, lei mi ha detto che magari il terzo figlio bisogna avere dei soldi in tasca, ma non prevede nessun ausilio, nessun aiuto? Ma da parte dello Stato. Il problema del concetto dell'aiuto, vede, è un problema ideologico, quello sì che è ideologico. Ma se io voglio aiutarla, no? La voglio aiutare io personalmente. Ma perché lo Stato la deve aiutare? Cioè, e questo è il tema. Noi abbiamo fondato le radici sul fatto che lo Stato debba pensare a tutto. Ma lo Stato abbiamo visto che ha fallito in questo. Perché i conti non tornano, abbiamo 1.800 miliardi di debito e una cedola di 176 miliardi l'anno, più 30 miliardi di disavanzo che questo mese sono diventati 38 miliardi. Quindi capisce che c'è qualcosa che non torna. Allora, se io ho instaurato un meccanismo, secondo quello che ho scritto nel libro, per cui se lei non ha figli, ad esempio, mi parlava della vecchietta indigente, lei può destinare quei 3.000 euro alla persona che le fa più piacere, che in quel momento non può pagarsi la tassa. Ma a questo punto quella persona lì la guarda in faccia e riconosce in lei colui il quale l'ha aiutata, non uno Stato inesistente. Sa qual è l'altra domanda che mi fanno? No, io vorrei sapere, ad esempio, quali sono le altre riforme sempre di questo calibro a livello costituzionale, perché già questa qui mi sembra abbastanza stravolgente. Sa qual è? Per finire questo tema, perché sono convinto che a casa poi una delle domande è: ma perché io dovrei pagare 3.000 euro come paga Berlusconi? Sì, effettivamente è una persona perché che ha pochi dovrei soldi, pagare, esatto, perché io dovrei pagare 3.000 euro come paga Tronchetti Provera, Lapo il Can, John il Can? Ma per una semplice ragione, perché io pago per ciò che ottengo, non pago di più. Allora il problema oggi è che noi abbiamo un'idea dello Stato che non è reale. Ecco perché io ho l'impressione di pagare per qualcosa che non so che cosa mi dia in cambio. Ma allora io chiedo a chi mi fa questa domanda, quando io prendo l'autostrada da Bergamo per andare a Milano, quanto pago? 3 euro, 5 euro? E perché la stessa cifra la deve pagare Bombassei? Sì, quindi sapete c'è già perché? Un sistema di questo Ma lo tipo. Sa perché? Perché l'autostrada è reale. Perché l'autostrada è reale. Io so che l'autostrada mi fa andare da Milano, da Bergamo a Milano e da Milano a Bergamo ed è un servizio reale che io vedo, che riconosco e lo riconosco per me come lo posso riconoscere per chi ha più soldi di me.
che non prende né più e né meno di quello che prendo io. Quindi già oggi lei dice, rispetto a alcuni servizi tangibili che vediamo quotidianamente, questo sistema c'è già. Certo, perché noi abbiamo un'idea di Stato, lei quando paga le tasse, ma lei ha idea per cosa servono quelle tasse? Sì, magari non ci rendiamo nemmeno conto di quanto paghiamo, questo lo ricordo. Poi lei va in ospedale e trova la vecchietta sulla barella, oppure trova la vecchietta indigente, la trova comunque. Eppure lei quanto ha pagato? 20.000 euro di tasse l'anno? 30, 50? Quante ne ha pagate di tasse? Ecco, dove sono andate? C'è sicuramente una rivoluzione culturale. Ecco, ma ci vuole spiegare cosa propone ancora in questo libro e con questo partito? Beh, unito alla riforma fiscale che abbiamo visto che è sia a livello tributario fiscale sia a livello contributivo, quindi sociale, la riforma prevede chiaramente un ridisegno di quello che è l'architrave istituzionale italiano. Per cui il sistema della rappresentanza, così come noi oggi lo conosciamo, cioè la democrazia, popolo, crazia, kratos, potere, diventa per me quello che io chiamo una monocrazia costituzionale, dove mono non vuol dire il potere di uno solo sugli altri, ma vuol dire il potere di se stesso su se stessi. Mono vuol dire ognuno. Ognuno abbia la responsabilità e si assuma la responsabilità di essere cittadino. Che significa il potere ce l'ha il popolo, che elegge un capo dello Stato con tutti i poteri, e un collegio nazionale popolare di 45 membri, non 1.000 persone, che poi non so chi siano, cosa facciano e se mi rappresentano. 45 persone che mi garantiscano. E io in ogni momento, quando il capo dello Stato non corrisponde a quelle che sono le mie aspettative, faccio un'istanza diretta perché il capo dello Stato venga revocato e venga eletto un nuovo capo dello Stato. Se con me e insieme a me saremo la maggioranza dei cittadini, il capo dello Stato andrà a casa, così come succede in qualunque altra realtà. Sì, c'è anche quest'altra riforma che secondo me è molto importante perché è strutturale. Per cui non avremo più i consiglieri comunali, provinciali, regionali, 50 miliardi di costi per la rappresentanza. Quindi lei incontra uno e dice: guarda, c'ho questo problema, aspetta che devo riunire il consiglio e siamo 100, poi riuniamo il comitato e siamo 30, poi riuniamo il collegio esecutivo e siamo 20. Cioè diventa una roba per cui tu non hai il potere decisionale. Lei oggi non sa chi decide in Italia. Berlusconi non decide, perché abbiamo visto che anche se prende i voti alla fine non decide. Il Parlamento sono 1.000 persone che non si mettono mai d'accordo, figurati, non ci mettiamo d'accordo io e mia moglie, puoi immaginare se si mette sono d'accordo 1.000 persone. Allora siamo di fronte a un equivoco stratosferico, per cui la gente non ha più chiaro chi si assume la responsabilità di che cosa. Io voglio uno Stato per cui nel mio quartiere ci sia scritto ufficio dello Stato, mi siedo e mi dicono: buongiorno signor Siri, in cosa posso esserle utile? Ecco, non uno Stato dove mi fanno girare su, girare là, hanno 50.000 nomi, l'Agenzia delle Entrate, l'Inps, la Regione, il Comune, la Provincia, ognuno mi dice qualcosa che è diverso da quell'altro, che ha le competenze di quell'altro. Quindi rivoluzionerebbe anche gli enti locali, cioè, insomma. Siamo veramente, Comuni, certo, provincia. Non ci sono più, perché in ogni provincia, per quello che mi riguarda, secondo come l'ho pensata io, c'è una persona che rappresenta direttamente il capo dello Stato, che si chiama delegato provinciale. Quindi sempre su elezione politica. L'elezione è il capo dello Stato. Il capo dello Stato nomina il delegato nella provincia che risponde al capo dello Stato. E quando lei ha bisogno di qualcosa, va da quel signore lì che ha una faccia e le deve dare una risposta, altrimenti va a casa. Comunque è una rivoluzione questa che lei ci sta proponendo. È anche il momento, questa è l'epoca delle ribellioni, lo sa, secondo la teoria delle epoche, questa fino alla fine del 2012 è l'epoca delle ribellioni. È il momento dei grandi cambiamenti. Momento dei grandi cambiamenti, speriamo. Io conto molto, perché poi mi chiedono chi me lo fa fare, perché dice: ma sai, la gente non capisce queste cose qua. La differenza, sapete qual è? È che siccome io penso che a casa gli altri, cosiddetti gli altri, siano la parte di me che io non conosco di me, allora, siccome io ho fiducia in me, ho fiducia anche in loro che sono a casa, che non sono così stupidi come i politici pensano. Quindi pensa che sia il momento per proporre queste idee, queste nuove volontà anche di ristrutturare l'intera nazione. Sì. Va bene, noi ringraziamo Armando Siri che ci ha spiegato un po' quanto propone con il libro L'Italia Nuova e da circa 2 settimane anche con un nuovo partito politico. Grazie per l'attenzione e buona serata.